sparare ai pesci in un barile, giusto? Ora direi, facile come sparare a Etty in una gabbia. Non gongoli, Carl, non è professionale. No? No, no, no. Guardami, la mia faccia sarà l'ultima cosa che vedrai prima di morire. Le farebbe piacere. E lei? Mi aspettavo di più da lei. Mi sembra di sentire mio padre. Era anche lui un traditore? E lei? Avrei dovuto lasciarla in quella prigione russa. Ma non l'hai fatto. E mi ringrazia in questo modo? Il tuo compito è dare la caccia a marinai ubriachi e marini disubbidienti. Eri stata avvertita di stare lontano dal Medio Oriente. Stavo soltanto proteggendo i miei uomini. Hai mandato a monte mesi di lavoro. Hai messo a repentaglio la sicurezza dell'intera regione. Tu non hai la minima idea di quello che stiamo facendo laggiù. Adesso basta parlare. È ora di passare all'azione. Almeno ditemi dove si trova l'agente Bly. Questo me lo dovete prima di uccidermi. Non ti devo niente. Non so dove sia. È con Perry, siete davvero una sfortuna per lei. E come mai lo è? Perché hanno un legame profondo che riguarda il passato. La riabilitazione? Prima ancora. Solo che lei non lo sa. Quindi Sullivan in realtà è l'agente della CIA Ferris. Grazie. Che c'è da ridere? Gli uomini sono così terribilmente prevedibili. Sei sicura di quello che dici? Se siamo così tanto prevedibili, come mai ci sei tu nella gabbia? Oh, caro. Io ora mi trovo nell'unico posto sicuro che c'è qui dentro. Che diavolo è stato? Abbiamo appena trovato Etty. Spero di no. Etty! Questo sembra un lavoro da professionisti. Occhi aperti, potrebbero esserci altri ordigni. Qui c'è un corpo. Ha un proiettile in testa. E qui ce n'è un altro. È Sharov. Etty! Eccomi! Li ho presi tutti? Quanti erano? Tre, oltre a quello a cui ho sparato. L'uomo che ha rapito Kensi è un agente della CIA. Sullivan! Ferris è il suo vero nome. Cerchiamo nei telefoni, devono avere il numero. Ho trovato Sabatino! È ancora vivo! Whiting! Whiting! Oh. Ti tengo io, sta tranquilla. Ehi, Sam! Premi sulla ferita finché non trovo un bendaggio. Sta tranquilla. Sì, lo so, ma ora tieni duro, ok? Devi guardarmi, resta con me, così ascolti la mia confessione. Ho ucciso il mio ex collega. Ho ucciso Boyle. Avevi ragione. Ok, su tutto, era un poliziotto corrotto. E io gli ho sparato con la sua pistola. Perché lui avrebbe ucciso quella ragazza. Hai capito? Avevi ragione. Perché? Non succederà. Guardami. Tu non morirai. Te lo sto dicendo perché abbiamo fatto un patto. Eric, ho un cellulare. Controlla ogni informazione utile. Cerca di localizzare il telefono di Ferris. Ci penso io. Sì, Etty sta bene. Lei sta bene. Carl Brown e Sharov non morti. Sono morti. La detective Whiting è stata colpita al collo. Non è in buone condizioni.